Crotone, istituzione scolastica Ernesto Codignola di Crotone, il quinto circolo, oggi 6 marzo 2012 è in corso la distribuzione della spremuta di arancia nell'ambito del progetto Frutta nella scuola. Fate il giro così, no? Qui nell'atrio della scuola, con il materiale inviato dalla società che sta curando il progetto, una società che per la Calabria ha sede a Vibo Valentia, i collaboratori scolastici Nicola ed Antonio stanno spremendo centinaia di arance grazie a questo macchinario nel quale va inserita l'arancia intera, che da solo provvede a tagliarla e poi a spremerla. Dopodiché i bambini consumano la spremuta classe per classe, in modo ordinato consumano la spremuta. Vediamo un attimino, bimbi, ciao, com'è la spremuta? Vi piace? Sì, è buona? È come un succo d'arancia. È un succo d'arancia, no? Come? Che ti pensavi, che era succo di che cosa? Di mele. Di prugno. No, dai, vedi, sono le arance. C'è la macchina per spremerlo, è la stessa cosa, invece di spremerlo a casa. Ha detto questo bambino, se va in TV. Va su YouTube. Vuoi dire qualcosa? Sì, vuole dire. Erano alcuni bambini della Codignola che stanno gustando la spremuta di arancia qui all'Ernesto Codignola. Nicola, ci fai vedere come si spreme un'arancia con questo macchinario? Ecco, vedete, l'arancia viene inserita e poi la macchina da sola taglia, va nell'interno e si spreme ed esce il succo d'arancia che i bambini della Codignola stanno gustando in questa giornata un po' diversa per questo esperimento, diciamo, per questa particolarità che, vi ripeto, fa parte del progetto, del programma Frutta nella scuola, un programma nazionale che mira a far conoscere la frutta e a far sì che 2 giorni a settimana per 33 settimane nelle scuole calabresi che hanno aderito, alle scuole di tutta Italia, ma a noi ci interessa in quelle calabresi, ce ne sono molte anche di Crotone, nelle scuole primarie, venga consumata per 2 giorni a settimana la frutta, oggi la spremuta, ma di solito è la frutta, mele, kiwi, arance, mandarini, poi ci saranno anche ciliegie e altri frutti, tutto un programma previsto e già preparato. Dovrebbe essere consumata appunto questa frutta al posto della classica merendina. La frutta si consuma, viene distribuita i 2 giorni previsti, magari i bambini negli stessi giorni portano anche la merendina, ma non si può cambiare il mondo in un giorno. Man mano il progetto prenderà sempre più piede. Quando è iniziato alcuni anni fa e le scuole che avevano aderito erano pochissime, poi man mano si è sviluppato, ormai sono tante le scuole primarie che prendono parte a questo progetto. La classe torna in classe, i bambini tornano in classe, ne scenderà un'altra di classe per continuare con questo progetto. Da Rosario Rizzuto è tutto, al prossimo video.